Buongiorno Daido, la Linux Foundation è un consorzio nato nel 2000 con l'obiettivo di standardizzare e supportare Linux, oltre a incentivare la sua adozione nel mercato, e collabora e supporta con moltissimi progetti open source. Oggi conta tra i suoi membri praticamente tutte le grandi aziende dell'IT, le grosse compagnie, insomma. E ieri Linux Foundation ha annunciato di aver accolto sotto il suo ombrello, nel suo ecosistema di fondazioni, di cui fanno parte altre importanti realtà come ad esempio CNCF, ha accolto anche il progetto PyTorch, che ora diventa PyTorch Foundation. PyTorch era un progetto di Meta e dall'anno della sua nascita nel 2016 ha vissuto nell'ecosistema dei progetti di Meta AI, che prima era Facebook naturalmente, ed è diventato un tassello fondamentale nel panorama del machine learning, sia per la ricerca accademica che per l'uso in progetti commerciali. PyTorch è un framework open source per il machine learning usato per cose come la computer vision e il natural language processing e, come suggerisce il nome, è principalmente un'interfaccia per il linguaggio Python, però esiste anche una libreria C++. Tra i software più noti basati su PyTorch possiamo citare Tesla Autopilot, Pyro di Uber e Transformers di Hugging Face. Nel comunicato della Linux Foundation si legge poi come progetti come PyTorch hanno il potenziale di diventare fondamento di tecnologie critiche, quindi è meglio che stiano in un ambiente, diciamo, neutrale. E come altri progetti della stessa Foundation, nasceranno infrastrutture attorno come i training e le certificazioni e naturalmente gli eventi globali. Executive Director della PyTorch Foundation sarà Ibrahim Haddad, che è già vicepresidente della divisione Strategic Programs della Linux Foundation e General Manager della divisione AI. E poi seguono nel comunicato le dichiarazioni di giubilo dei partner più importanti come AMD, AWS, Google, Microsoft e Nvidia, naturalmente. Parlando sempre di associazioni non profit open source, la Bytecode Alliance è invece dedicata allo sviluppo degli standard WebAssembly, WASM e WASI, nata nel 2019 e fondata da big del web come Mozilla, Intel, Red Hat e Fastly, tra gli altri. E WASM Time è un runtime per WebAssembly, ovviamente open source, costruito sul code generator CraneLift e in linguaggio Rust, ed è compliant con lo standard WASI. Può essere integrato, oltre che con Rust, anche con C e C++, con Python, .NET, Go e molti altri, ed è assolutamente, ovviamente, cross-platform. L'annuncio è che il runtime sarà rilasciato formalmente in versione 1.0 il 20 settembre e il grosso del lavoro si è concentrato sulle performance, quindi il compilatore genera codice più veloce e il compilatore stesso è più veloce, quindi si massimizza l'efficienza del runtime. Oltre alle performance, un altro aspetto chiave di WASM è il suo isolamento, cioè istanze separate dei moduli hanno il proprio stato e non possono interagire con lo stato degli altri moduli, e questo naturalmente, oltre a limitare i bug, è pensato proprio in ottica security. Nel lunghissimo post del blog della Bytecode Alliance ci sono molti dettagli tecnici sul runtime, che è proprio di imminente rilascio, quindi se vi siete interessati vi lascio il link per andare ad approfondire e darci un'occhiata. Era tutto, episodio dedicato ai progetti di due grandi associazioni open source, spero che vi sia piaciuto, grazie per avermi ascoltato e alla prossima.